5 ordinary kids, 1 extraordinary encounter, gifted with extraordinary powers to morph into animals. They are the Animorphs. Benvenuti, miei mitici amici. Oggi siamo qui per ricordare una celebre serie di romanzi per l'adolescenza di grande successo che ha plasmato l'immaginazione di una intera generazione di lettori, unendo magistralmente orrore e mistero. E no, per una volta, non stiamo parlando di piccoli brividi. La serie di romanzi Animorphs, scritta da K.I. Applegate e pubblicata tra il 1996 e il 2001, è uno dei pilastri della narrativa per ragazzi degli anni 90. Con 54 libri principali e diversi spin-off, questa saga ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di una generazione di giovani lettori. Animorphs non è solo una storia di avventura e fantascienza, ma anche un potente racconto di crescita, amicizia e lotta per la libertà. Katherine Alice Applegate, conosciuta come K.A. Applegate, ha creato Animorphs insieme a suo marito Michael Grant. L'idea nacque dal desiderio di scrivere una serie che combinasse azione, etica e temi ecologici in un formato avvincente per i ragazzi. I due autori hanno collaborato strettamente, con Applegate come volto pubblico della serie e Grant che spesso contribuiva alla scrittura e alla trama. La serie è stata pubblicata da Scholastic, che aveva già un grande successo con altre serie per ragazzi come Piccoli brividi, di Relle Steine. Animorphs si è distinta subito per il suo tono serio e le tematiche mature, trattando argomenti come la guerra, la moralità e le conseguenze delle scelte personali. Oltre ai 54 libri principali della serie Animorphs, ci sono anche alcuni libri speciali. 4 libri Megamorphs, 4 libri Chronicles, 2 libri Alternamorphs. Mondadori ha pubblicato i primi 52 volumi, ma non i volumi 53 e 54, che sono stati poi tradotti e resi disponibili online dai fan. In totale, includendo i libri principali e quelli speciali, la serie Animorphs è composta da 64 storie. I libri Megamorphs e Chronicles si adattano alla continuità della serie principale, mentre i libri Alternamorphs non seguono la stessa linea narrativa. Nel 2011 la Scolastica ha iniziato la ripubblicazione della serie con copertine differenti e aggiornando i riferimenti di cultura pop, ma l'operazione si è conclusa con l'ottavo numero a causa delle scarse vendite. Le vicende sono narrate in prima persona da uno dei ragazzi, che varia secondo un preciso sistema di turni: Jake, Rachel, Tobias, Ax, Cassie, Marco. Tranne che negli ultimi episodi in cui lo schema diventa Jake, Rachel, Tobias, Cassie, Marco, Ax. La serie era famosa anche per le iconiche copertine dei libri che mostravano i personaggi mentre si trasformavano in vari animali. Nel 1998, Animorphs è stata adattata in una serie televisiva trasmessa da Nickelodeon. Sebbene la serie TV non abbia ottenuto lo stesso successo duraturo dei libri, ha contribuito a portare la storia a un pubblico ancora più ampio. Uno degli aspetti più affascinanti di Animorphs è la sua capacità di affrontare temi complessi in un contesto accessibile ai giovani lettori. La serie esplora il concetto di identità attraverso le trasformazioni degli Animorphs, ponendosi implicitamente domande su cosa significhi essere umano. La guerra contro i Yerk diventa una metafora per la lotta contro l'oppressione e la perdita di libertà. Animorphs ha anche avuto un impatto significativo sulla rappresentazione della diversità. I personaggi principali provengono da background etnici e socio-economici diversi, e ciascuno porta con sé una prospettiva unica che arricchisce la narrazione e promuove un senso di appartenenza e comprensione. Prima di proseguire, ricordati che lo Yerk hanno preso il controllo della tua volontà e ti costringono a condividere il video con i tuoi amici. Abbonarti al canale o iscriverti al Patreon ti dà diritto a richiedere video personalizzati su ambientazioni di tua scelta. E ora continuiamo l'invasione. Animorphs, la trama. I protagonisti scoprono che la Terra è sotto una silenziosa invasione aliena da parte degli Yerk, una razza parassita simile a lumache che può prendere il controllo di qualsiasi creatura vivente fondendosi al suo cervello, rendendola un controller. Un alieno andalita, il Fangor, dona ai ragazzi la tecnologia per la metamorfosi, permettendo loro di combattere gli Yerk in incognito. Insieme si autonominano Animorphs, un neologismo che mescola Animal Morphers. La serie segue le lotte degli Animorphs contro l'invasione aliena, guidata dal Visser 3, mentre cercano di proteggere le loro famiglie e gli alleati Orc Bajir. Gli andaliti sono extraterrestri simili a centauri dal pelo azzurro, con un torso umanoide, facce senza bocca e antenne con occhi orientabili, con la capacità di comunicare telepaticamente. La loro avanzata tecnologia e preparazione militare li rendono quasi impossibili da sottomettere dagli Yerk e dei fieri oppositori del loro regime. Negli Animorphs, il potere della metamorfosi è una tecnologia sviluppata dagli andaliti, che consente di assorbire il DNA di un animale toccandolo e ottenere la capacità di trasformarsi in quella creatura.
Questo potere viene donato ai 5 protagonisti umani, Jake, Rachel, Cassie, Tobias e Marco, ai quali si unisce Axe, un alieno andalita. Quando un Animorph tocca un animale, acquisisce la capacità di trasformarsi in quella creatura, mantenendo la propria coscienza alla quale si aggiungono gli istinti del corpo ospitante. Tuttavia c'è un limite di tempo. Se non invertono la metamorfosi entro 2 ore, essa diventerà permanente. Questo limite temporale viene oltrepassato da Tobias durante un attacco a una base Yirk, intrappolandolo nella forma di falco. Gli Yirk sono una razza aliena parassita, simile a grossi lumaconi grigi che hanno la capacità di introdursi nel cervello di creature senzienti attraverso il canale auricolare. Una volta nel cervello dell'ospite, uno Yirk può controllarne ogni movimento e leggere ogni pensiero e ricordo, mentre l'ospite rimane pienamente cosciente ma in balia del parassita. Ogni 3 giorni uno Yirk deve uscire dal corpo ospite e andare nella vasca Yirk, un enorme lago torbido e limaccioso, per assorbire le radiazioni di una riproduzione del loro sole, denominata Candrona. In caso contrario, lo Yirk muore di inedia. Nella loro forma naturale gli Yirk sono ciechi e il loro udito è limitato agli ultrasuoni, mentre in forma di controller possono usufruire di tutti i sensi dell'ospite. In passato gli Yirk furono un popolo pacifico, fino a quando il principe andalita Sero non ne donò loro tecnologie avanzate, permettendo loro di viaggiare nello spazio. Questo causò la nascita negli Yirk di sentimenti imperialisti che portarono alla sottomissione di numerose razze senzienti in tutto l'universo. All'inizio della saga degli Animorphs, gli Yirk sono già nel pieno dell'invasione della Terra, perfettamente organizzati e con un'enorme vasca Yirk costruita sottoterra. La società Yirk è militarizzata e le cariche più importanti sono di tipo militare, come il Visser, ognuno identificato da un numero che ne definisce l'importanza. Jake è il capo degli Animorph e, inizialmente riluttante, cambia idea quando scopre che suo fratello Tom è un controller. È innamorato di Cassie, con cui ha una relazione che si deteriora a causa della guerra. La sua forma da battaglia è una tigre siberiana. Essendo il leader, Jake cerca di mantenere una certa distanza emotiva per non mettere a rischio la squadra. Tuttavia, la sua vicinanza a Cassie può a volte compromettere la sua obiettività. Rachel, cugina di Jake, sviluppa un'indole aggressiva e violenta durante la guerra, fidanzandosi con Tobias e trasformandosi in un elefante africano o un orso grizzly. Tobias, inizialmente un orfano vittima di bulli, rimane intrappolato nel corpo di un falco dalla coda rossa, ma riesce a trasformarsi di nuovo grazie all'Ellimist. Cassie, fidanzata di Jake, è empatica e pacifista, con una grande conoscenza del mondo animale, e si trasforma in un lupo grigio. Cassie è la coscienza morale del gruppo. Spesso mette in discussione le decisioni di Jake, specialmente quando comportano azioni violente o distruttive. Questo può creare tensioni durante le missioni. Marco, migliore amico di Jake, è spiritoso ma spietato. Axe, fratello di Elfangor, si unisce agli Animorph dopo essere precipitato sulla Terra, usando raramente metamorfosi poiché il suo corpo andalita è adatto al combattimento. Nonostante il potere della metamorfosi dia agli Animorph capacità sovrumane per combattere gli Yirk, esso comporta anche dilemmi etici. Ad esempio, quando Jake sperimenta la sua prima metamorfosi in lucertola, si ritrova a divorare un ragno contro la sua volontà, perché il suo nuovo corpo e la sua mente rettile lo reclamano. Inoltre, il potere della metamorfosi viene utilizzato anche da altri personaggi, come David, che tradisce gli Animorph cercando di ucciderli e ricattandoli per ottenere indietro il cubo della metamorfosi. Alla fine gli Animorph riescono a catturare David e a intrappolarlo nella forma di topo, abbandonandolo su un isolotto. David ricompare, nuovamente tentando di vendicarsi, ma viene sconfitto ancora, e chiede a Rachel di ucciderlo anziché di riportarlo sull'isola. La sua decisione non viene rivelata. Il principale avversario della serie è Visser III. Visser III è conosciuto per la sua brutalità e crudeltà. È un comandante Yirk spietato e ambizioso, determinato a conquistare la Terra e sottomettere l'umanità. Visser III è anche noto per la sua capacità di trasformarsi in creature aliene potenti e pericolose, acquisendo così una forza e una versatilità straordinarie nei combattimenti. La rivalità tra Visser III e Visser I, un altro importante leader Yirk, è un elemento significativo nella serie. Le loro divergenze e ambizioni contrastanti portano a conflitti interni nell'impero Yirk. Visser I, il cui vero nome è Edris 562, egli è uno Yirk che ha infestato Eva, la madre di Marco. Attraverso di lei, Edris è diventata il più alto generale nell'impero Yirk, superando persino il suo rivale Visser III. Come Visser I, Edris ha guidato l'invasione della Terra ed è stata lei a scoprire il pianeta e a organizzare l'invasione su vasta scala. Tuttavia, le sue tattiche per raggiungere la sua posizione attuale sono state meno che accettabili anche per gli standard Yirk e finisce per essere messa in stato d'accusa per tradimento. La serie dunque continua con una serie di battaglie una dopo l'altra, volte a impedire agli Yirk di realizzare parti cruciali del loro obiettivo di conquista completa della Terra.
Le vicende coinvolgono diverse location, dal Polo Nord ad Atlantide. Spostandosi anche su altri pianeti e venendo in contatto con altre razze, gli Yerk progettano di fare esplodere una terza guerra mondiale e scoprono che i loro avversari non sono banditi andaliti, bensì umani, il che costringe gli eroi a fare evacuare le proprie famiglie e reclutare altri membri per la battaglia finale. Il finale della serie, considerato anche il target giovanile a cui la serie era destinata, è particolarmente straziante. Nel penultimo romanzo, Jake manda a morte numerosi Animorph secondari e commette un atto di genocidio espellendo milioni di Yerk disarmati nel freddo vuoto dello spazio. Nel romanzo di 120 pagine The Beginning, la guerra finisce nel secondo capitolo. Il resto del libro riguarda le conseguenze. Come fase finale del suo piano per sconfiggere gli Yerk, Jake ordina a sua cugina Rachel di andare incontro alla morte. Tobias, innamorato di Rachel, non perdonerà mai Jake e andrà a vivere il resto della sua vita in esilio. Jake stesso soffre di PTSD e non riesce a vivere una vita normale, afflitto dal dolore per le azioni che ha dovuto compiere per vincere la guerra. In definitiva, quindi, oltre a essere una serie di romanzi di avventura, fantascienza e azione, Animorph è anche una riflessione sulle atrocità della guerra e sui costi altissimi che richiede combatterla, che ha saputo spingere i lettori, attraverso una narrazione accattivante, verso riflessioni etiche su cosa significhi essere umani e sul valore della libertà. E con questo è tutto. Striscia fuori dal cervello del tuo ospite e lascia un commento sotto questo video. Noi ci vediamo alla prossima!